Ciao a tutti gli amici di cinefoniaci.com. Ebbene sì, esistono anche cloni cinesi di smartphone cinesi. Ed è questo il caso proprio di Yuan's Note 4, che si presenta come clone, o meglio, come vedremo, come alternativa allo Xiaomi Redmi Note 4. A dire la verità, a parte la somiglianza immediata del design, come vedremo, è molto diverso sia dal punto di vista della posizione delle varie porte, ma soprattutto è diverso dal punto di vista della dotazione hardware e delle prestazioni. Perché allora siamo qui a parlarne? Beh, sicuramente perché alla fine poi vedremo non funziona male e soprattutto perché costa molto poco. Su Geekbuying, grazie al codice sconto che trovate in descrizione, viene 75 € con spedizione dalla Cina, 92 con spedizione dall'Italia e consegna gratuita con Corriere BRT, che poi alla fine forse è la scelta migliore. Partiamo subito con l'unboxing, dotazione direi buona perché troviamo infatti una cover in silicone anche di buona qualità, non è di quelle base base, vedete si adatta perfettamente al profilo dello smartphone. Un vetro temperato, una pellicola in plastica invece è già preapplicata di fabbrica, un cavetto micro USB, qui in fondo alla scatola la spilletta per le SIM e poi un caricatore standard da 1 A, quindi niente ricarica rapida, impiega 4 ore per caricare i 4000 mAh della batteria integrata non removibile. Quindi anche nella batteria Yuan's ha cercato di allinearsi alle caratteristiche dello Xiaomi Redmi Note 4 e devo dire che la scelta è stata buona. La batteria copre abbondantemente la giornata e in riproduzione continua di un video YouTube ha coperto le 6 ore e 20 minuti di schermo acceso. Ed il design, come vi dicevo, al primo impatto è molto simile allo Xiaomi Redmi Note 4, però cambia ad esempio la disposizione delle porte, come quella della micro USB, che non è più qui in basso, ma passa invece in alto, dove non c'è poi la porta infrarossi tipica della serie Redmi, ma c'è solamente il jack per le cuffie. La parte posteriore è molto simile, c'è anche la inversione nera, oltre a questa in oro, e la scocca è tutta in alluminio, tranne le bande superiori e inferiori che sono in plastica. Il lettore di impronte funziona bene, riconosce quasi sempre l'impronta, ma come vedete è molto molto lento dopo il riconoscimento nello sblocco dello schermo. Sul lato abbiamo sia i tasti volume che di accensione, tutti da una parte, sull'altro invece abbiamo il carrellino delle SIM che può ospitare o due nano SIM o una nano SIM ed una micro SD. Anche la parte frontale è molto simile a quello dello Xiaomi, ma cambia il design dei tasti, vedete completamente diverso proprio i simboli utilizzati nei tasti a sfioramento, tasti che poi non sono nemmeno retroilluminati e manca anche il LED di notifica in alto. A dire la verità, un LED c'è, ma serve solo a indicare lo stato di carica, cosa che trovo ancora più assurda perché se c'è non vedo perché non sfruttarlo anche per le notifiche. Come misure sono molto simili, anche se Yuan's è di 1 mm più spesso e questo spessore un po' si fa sentire, è anche più pesante perché passiamo dai 175 grammi dello Xiaomi a 189 grammi di questo Yuan's Note 4. Quindi, visto però design e batteria, possiamo dire che le somiglianze sono finite qui. Dal punto di vista hardware abbiamo una configurazione completamente diversa, in questo caso molto base, abbiamo una CPU quad core MT6737, che però Yuan's ha cercato di migliorare un po' con l'introduzione di 3 GB di RAM, che in effetti aiutano nella gestione del multitasking, possiamo aprire veramente molte app contemporaneamente, andiamo a aprire qualcosina, c'è anche la radio, possiamo aprire anche 2 app contemporaneamente sfruttando il multi-window. Una CPU che ormai conosciamo bene, adatta ad operazioni base come la navigazione web, e devo dire che in questo non si comporta affatto male. Anche lo schermo non è nemmeno paragonabile a quello dello Xiaomi, perché se su Xiaomi era proprio uno dei suoi punti di forza, qui abbiamo
Sì, un 5,5 pollici, ma con risoluzione HD e non Full HD e soprattutto di qualità non eccezionale. Infatti, con luminosità al massimo e soprattutto con colori chiari, andiamo a mettere lo sfondo bianco, si nota veramente una retroilluminazione non uniforme, soprattutto qui sui bordi, vedete qualche difetto c'è, lo vediamo come dovrebbe essere, per esempio con un OnePlus 5, non che voglia confrontare due smartphone, ma proprio per farvi notare il difetto della retroilluminazione sui bordi di questo Yuanz. Quindi probabilmente uno dei punti in cui Yuanz ha deciso di tagliare molto sui costi di produzione, anche se devo dire a suo favore c'è un touch a 10 tocchi preciso e sensibile. Altro taglio sui costi, ma qui ci siamo più abituati su questo tipo di smartphone, lo troviamo a livello di sensori, non c'è il giroscopio, non c'è la bussola, non c'è il sensore di orientamento, per fortuna però il GPS funziona bene anche con buoni livelli del segnale. Uno smartphone, questo Yuanz Note 4, che piacerà però a chi ama le ROM stock, molto essenziali e pulite, perché abbiamo un Android 7.0, veramente con nessuna app preinstallata se non quelle di Google, nessuna personalizzazione grafica, non mancano però le personalizzazioni essenziali a livello di funzionalità, come il doppio tap che funziona anche perfettamente, le varie gesture a schermo spento e acceso come lo screenshot con il triple swipe. Quindi una ROM snella e veloce, pulita, e visto che in questi giorni si è parlato anche molto di spyware e malware su marche cinesi tra virgolette minori come questa Yuanz, ho effettuato la scansione con diversi software e vi posso assicurare che è assolutamente pulito da qualsiasi software indesiderato. Anche in termini di ricezione niente da segnalare, c'è la banda B20, quindi nessun problema in 4G con nessun operatore, la ricezione è più che buona e anche la qualità dell'audio in chiamata è buona, quindi non ho avuto veramente nessun tipo di problema nelle chiamate durante questi giorni di test. La fotocamera è una classica 13 megapixel con sensore Sony IMX135 che tutto sommato, non avendo poi grandi aspettative, si è comportata anche discretamente. Le foto sono buone, con ottima luminosità, con ovviamente un po' di rumore, ma anche meno di quanto mi aspettassi. E ovviamente la qualità cala molto la sera, ma c'è un buon flash potente che dà dei buoni risultati al buio totale, quindi fotocamera direi buona per questa fascia di prezzo. E siamo quindi alle conclusioni. Questo Yuanz Note 4 è ovviamente un entry level, che però cerca di distinguersi un po' dai tantissimi MT6737 che abbiamo provato, con una buona dotazione di memoria. Abbiamo infatti 3 GB di RAM e 32 GB di storage, e con un design fortemente ispirato a quello dello Xiaomi Redmi Note 4. Il risultato alla fine non è male se rapportato al prezzo, che anche scegliendo la spedizione dall'Italia è sui 90 euro. Ovvio che bisogna accettare molti compromessi, come le prestazioni della CPU molto limitate, un display solo HD di qualità non eccezionale, la mancanza del LED di notifica, la mancanza dei tasti retroilluminati ed una dotazione di sensori ridotta veramente al minimo. Per un uso base può anche andar bene, mentre per chi è più esigente il consiglio è quello invece di lasciar perdere e di prendere il vero Xiaomi Redmi Note 4, che è di tutt'altra categoria, veramente non sono nemmeno paragonabili come smartphone. Anche se il prezzo ovviamente sale per la versione da 32 GB, rimanendo sempre su Geekbuying con spedizione dall'Italia, saliamo a circa 160 euro. Torneremo presto comunque a parlare di Yuanz, di questo brand, con un altro modello, sicuramente anche più particolare, quindi continuate a seguirci, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto e l'appuntamento è alla prossima video recensione.